Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella serata di ieri nel comune di Montefelcino. Ad andare a fuoco sono stati 8.000 quintali di fieno, circa 2.500 balle, nell'azienda agricola Lindo Romiti e Figlio, in località Strada Santa Maria a Molino di Malta, attorno alle 21.15. Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco di Fano, allertati dai figli del titolare dell'azienda, con tre mezzi, ed hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo, che si è rapidamente esteso, alimentato dal vento, a tutto il capannone di circa 800 metri quadrati. Operazioni di spegnimento che, data la natura del materiale interessato altamente infiammabile, sono durate tutta la notte e sono continuate anche nella giornata odierna con le squadre dei vigili del fuoco che si sono alternate sul posto. Ancora ignote le cause al vaglio del corpo dei vigili del fuoco sulle cause che hanno scaturito le fiamme, che non è la prima volta che devastano il fieno accatastato nell'azienda. In un altro incendio andarono in fumo 4.000 quintali tra paglia e fieno.